Allora, per quanto riguarda la sistemazione, si può scegliere o di abitare con una famiglia o di abitare da solo, tipo in un appartamento con italiani, perché ovviamente l'idea è di parlare sempre in italiano, ci proviamo. Perciò io ho deciso di abitare in un appartamento con italiani, adesso abito con un ragazzo italiano, uno studente, e noi veramente siamo amici migliori, abbiamo questo rapporto fra di noi che, non so, è bellissimo perché se io non mi sento male un giorno posso tornare a casa e parliamo di come stanno andando le cose. L'altro semestre io ho avuto tre amiche che hanno vissuto con tipo una mamma e un babbo italiano. Era veramente piacevole per loro perché una volta io sono andata di là, abbiamo cenato e abbiamo chiacchierato e era veramente un grande spettacolo perché loro vivevano la vita italiana nel vero senso della parola, cioè avevano questi genitori, mangiavano come italiani, hanno imparato delle cose che si può imparare da una famiglia, però ero un po' fuori dalla città, tipo, che ne so, mezz'ora dalla città, dal centro, però questa è la vera situazione qua a Firenze, nel senso che le famiglie abitano un po' fuori dalla città, però si sta bene.